Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro incontro organizzato dal Centro Studi Galileo. Questo che sta alle mie spalle è un sistema per la refrigerazione di sottobanchi. Il suo scopo oggi è quello di mostrare quali devono essere le attenzioni che il frigorista dovrà porre nel fare i collegamenti, nel fare procedure di pressatura del circuito, messa in pressione, controllo della tenuta del circuito, l'operazione del vuoto, la carica del refrigerante, il controllo del funzionamento. Alla fine sarà mostrato anche come sarà recuperato il refrigerante in un contenitore esterno mediante un moderno recuperatore. Come potete vedere, nel nostro sistema sono state inserite delle prese di pressione, che poi andrete delle porte di accesso, prese di pressione, per poter fare esattamente come si può agire su impianti di più grande capacità. Ora c'è da fare una premessa. La differenza che esiste tra un frigorifero, un climatizzatore, una macchina per il ghiaccio, un refrigeratore liquido, sta nelle temperature di funzionamento e in particolarità tecnologiche proprie di ognuno di questi sistemi.